Roberto Giolito, responsabile FCA Heritage, ci spiega di che cosa si occupa appunto FCA Heritage. FCA Heritage è una nuova divisione, un dipartimento vero e proprio che si misura all'interno dell'azienda con altri organismi come le direzioni dei brand, la parte del prodotto, proprio perché si occupa rispettivamente di un approccio di brand, perché riassume i quattro marchi storici dell'automobilismo italiano, ovvero Alfa Romeo, Abarth, Lancia e Fiat, ma anche si occupa di riunire questo patrimonio in un vero serbatoio di cultura, nell'offrire prospettive, nel dare a tutti un'occasione per confrontarsi con noi, dalla conservazione dei mezzi, la loro certificazione, fino alle nuove sfide legate all'immaginare che cosa verrà dopo tutto questo grande e meraviglioso excursus. Che cosa esponete al Motor Show di Bologna? Proprio per il Motor Show di Bologna abbiamo immaginato una rappresentazione in grande stile delle vetture da competizione dei quattro marchi classiche di FCA Heritage. Sono proprio a bordo di una Lancia Alfa, in questo caso la capostipite di una generazione di vetture per 110 anni, 1906, quindi una vettura da competizione, e poi a fianco una D25, quindi una barchetta sport, e poi una Stratos e un Integrale, quindi si vedono quattro tagli epocali, quattro generazioni e quattro modi diversi di interpretare la sportività, tutte basate sull'architettura delle vetture di tutti i giorni, e quindi questo è il grande pregio del nostro heritage, cioè confrontare le idee per la mobilità con i grandi successi della storia e del passato. Quali sono i prossimi appuntamenti con gli appassionati? Cominceremo proprio all'inizio anno con Automoto Retro a Torino, così come in Francia un ritorno a Retromobile, poi Fiera di Essen, Padova, ma soprattutto sono le competizioni dinamiche, le cosiddette gare di regolarità, che tengono in vita una filiera che va dai restauri alla cura dell'organizzazione. Qui parliamo comunque sempre di Mille Miglia, di Targa Florio e delle varie manifestazioni, Coppa delle Dolomiti e tutta una serie di appuntamenti che ci legano agli appassionati e che fanno incontrare le nostre vetture con le persone ai lati della strada ancora ad acclamarle e applaudirle.